L'Europa per molti è lontana, è un oggetto misterioso, un progetto incompleto, incompiuto. E vediamo come avvicinare l'Europa alle nostre case, alla nostra vita. La politica delle scarpe bucate. La politica per me è testa, cuore e scarpe. Testa. Ci vuole un'idea, un progetto, una visione. È quello che spesso manca, dove vuoi andare, che obiettivi ti dai. Quindi intelligenza, la politica come intelligenza, capacità di leggere il futuro, il cuore, la passione. La politica per me è sempre stata una passione, non un mestiere. L'idea che ci si possa mettere in gioco, che si possa rischiare senza certezze, bisogna buttarsi in qualche modo in politica e ogni giorno in qualche modo ricominciare sempre da capo, con coraggio, il rischio e il coraggio della sfida in qualche modo, che sia possibile cambiare le cose. E le scarpe, perché le scarpe? Perché le scarpe bucate? Le scarpe significano sostanzialmente il territorio, la vicinanza con la gente, con le persone, con la vita delle persone, camminare, condividere, discutere, dialogare, confrontarsi, un cammino fatto insieme. Scarpe bucate richiamano in particolare la mia esperienza che ho straordinaria, che ho fatto per 8 anni di sindaco della mia città. È stato il momento più bello della mia esperienza politica perché lì nel territorio la politica ha un volto. Ecco, il problema spesso dell'Europa è proprio questo, non ha un volto. La politica ha un volto, Maria, Giovanni, Giacomo, Franco. E quindi le persone le vedi, le incontrano, ti chiedono conto di quello che fai, che stai facendo, le incontri quando vai a portare via la spazzatura nel cassonetto, quando vai a fare la spesa al mercato. E ecco, ripeto, siccome l'Europa è distante, è lontana, anche con questo dialogo voglio appuntamento, confronto. Voglio cercare di avvicinare l'impegno politico alla vita della gente, soprattutto in un momento come questo dove la sfiducia la fa da padrone. L'Europa ha un problema, soprattutto, un problema di fiducia fra gli stati, sfiducia anzi fra gli stati. Fra le comunità e noi sappiamo che quando manca la fiducia e la speranza non c'è futuro. Per cui ripartiamo, diciamo, dal territorio, dalle persone, per ridare fiducia e speranza alle nostre comunità, alle nostre città e alla nostra Europa. L'Europa, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla così com'è. Non ci piace, la vorremmo diversa, più veloce, più rapida, più presente, più forte. Lavoriamo insieme per cambiare l'Europa, incominciando da noi politici.